L'altro giorno in live ho fatto una scoperta su questo gioco. Mi stavo chiedendo giustamente, ma cosa c'entrerà la missione del Vault con la bomba che dobbiamo sganciare per uccidere gli ardenti? E mi sono detto, probabilmente una volta aperto il Vault gireremo e andremo a sganciare la bomba. E invece in chat mi avete risposto. E io ho fatto questa scoperta, ovvero che queste missioni non c'entrano un gran cazzo di nulla. Sostanzialmente ho fatto delle missioni principali per Wastelanders e non per il gioco principale. Complimenti a me! Questa missione, questa qua degli Stati Liberi, che io pensavo fosse una missione sì principale, ma di minore importanza, in realtà è quella che io devo seguire, devo raggiungere gli Stati Liberi. Anche perché, detto sinceramente, questa missione io non pensavo fosse così importante, anche perché l'oggetto degli Stati Liberi noi l'abbiamo trovato durante una missione per i predoni, se vi ricordate bene. Abbiamo trovato il pezzo dentro uno stanzino mentre facevamo la missione dei predoni. Quindi ho pensato che gli Stati Liberi fossero una roba secondaria, quando in realtà è la cosa principale. Complimenti a me. Quello cos'è? Ah, è un predone. Ma guarda che bello che adesso in giro c'è la confraternita. Guarda, mi sento più al sicuro adesso a stare in giro. Adesso ho un obiettivo, arrivare al livello 35, perché ho trovato un'arma interessante che voglio usare, che ho già messo via e che abbiamo trovato in live. Quindi vi ricordo di venire in live, che ogni tanto succede qualcosa di interessante. Stupidi super mutanti. Succedono cose interessanti, tipo io che scopro che stavo facendo missioni inutili. O cose interessanti tipo scoprire nuove armi. E soprattutto in live mi potete aiutare anche a crescere bene. Mi potete aiutare a decidere cosa scegliere come punti abilità o quali abilità prendere. E se la cosa può interessarvi, stasera saremo in live proprio con Fallout 76. Link in descrizione. Ah, ho capito dove siamo. Qui venivo a prendere la legna all'inizio del gioco, quando ancora non ce l'avevo. E quei cani mi facevano male perché erano di alto livello rispetto a me. Che bello, mi mancava la nebbia acida. Guarda, questo era un negozio di biciclette sicuramente una volta. O uno che le rubava. Dai, finalmente ci siamo. Siamo arrivati quasi al bunker degli Stati Liberi e non ho avuto grandi difficoltà. Eccoci qua, finalmente. Buongiorno. Finalmente. Roba. Grazie. E vai. Sam Blackwell e Raleigh Clay. Traditori bastardi e secessionisti che hanno voltato le spalle all'America per formare i loro Stati Liberi. Bunker di cemento. Non avrebbero mai ottenuto la certificazione antiradiazioni della Voltec. Ah, questa ce l'ha perché hanno fatto i loro bunker, questi. Pare avessero messo da parte le loro paranoie per chiedere aiuto agli altri sopravvissuti. Devo violare questo terminale per capire cosa hanno abbandonato qui e cosa volevano fare. Immagino che tu non ce l'abbia fatto, visto che richiede ancora l'accesso. Brava sovrintendente. Ecco fatto. Non ci siamo ancora estinti, il genere umano ha bisogno di te. Ok, apri la porta. Sicuramente sono tutti morti. Ma proprio, guarda, non ci credo neanche se ce n'è uno vivo. Ehi là, c'è qualcuno? Buondì, sono venuto qui a portarvi un pezzo. Salve, niente panico. Mi chiamo Abby, non sono ostile e non è una trappola. Ok. Se stai ascoltando, infatti, significa che non sono nemmeno viva. Oh no, povera Abby. Ero in un gruppo chiamato gli Stati Liberi. Abbiamo dato la vita nel tentativo di finalizzare il nostro sistema di rilevamento ardenti. Povera. Il sistema ti segnalerà l'arrivo degli ardenti. Ma... e ti fornirà risorse utili per contare le bestie. Ho registrato una serie di istruzioni per completare il sistema, in caso volessi dare una mano. E questo giustificava il fatto che non ci fossero NPC a inizio gioco? È probabile che vada riparato. Lo avevamo affidato a un tale di nome Medigan, chiedendogli di installarlo sulle antenne al top of the world.
Perché Madigan mi sa già di averla sentita come nome? Poi accedi al terminale SDS principale per ascoltare la mia prossima registrazione. Ok. Sei ancora lì? Certo. Spero tu abbia voglia di aiutare una ragazza morta. Oh, che cosa triste da dire. Buona fortuna. Grazie. In caso contrario, goditi gli ardenti. E se per caso fossi Madigan, sappi che sei in un ritardo mostruoso. Ti va di aiutare una ragazza morta? Oddio, che richiesta un po' inusuale, però, poverina. Ce l'avete un tavolo da lavoro da queste parti? Vorrei distruggere un po' di oggetti. Ah, minchia. Stupidi scarafaggi. Via, tu che sei malato. Soprattutto tu. Ecco fatto. Progetto strumenti acustici. Ok, perfetto. Serpentina riscaldante, grazie. Com'è che non posso fare niente? Scusami. Ah, ecco, adesso funziona. Collegamento, grazie. E dovrei aver fatto tutto. Complimenti a me. E ora, cosa devo fare? Seleziona collegamento riparato sul terminale. Ok. Collegamento riparato. Se stai ascoltando questo messaggio, ho due notizie per te. Quella buona, il protocollo e quella cattiva. Funziona. Quella cattiva, alcuni rilevatori di ardenti di quest'area sono guasti e necessitano. Ma pensa un po'. Il mio timore era fondato. L'ecosistema della palude boscosa li sta devastando. Sai per che novità. Per fare queste riparazioni dovrai prima raggiungere il bunker di Rally Clay. È lui ad avere i motori di ricambio per le ventole di deumidificazione dei rilevatori. E annota questo. RPD421. È la password di Rally. Ti servirà. Ok. Se non hai capito o ti servono altre informazioni, controlla il terminale della mia postazione di lavoro. Lì c'è tutto. Buona fortuna. Ok, grazie. Minchia! Questo qua è di livello 563. Hai voglia che sto qua gioca. Qualcuno si è fatto la casa qui davanti Fort Atlas. E devo dire che non è un'idea così sbagliata. La confraternita protegge tutti. Perché non dovrebbe proteggere lui? E il tizio se n'è appena andato ed è di livello 31. Eh beh, è quasi al mio livello. No, questo qua si è comprato l'ingresso del Vault. Bravissimo. Un po' brutto messo qua, però ciao. Ti saluto. Bello, complimenti. Beh, la casa non è brutta. C'ha anche il venditore. Io devo ancora capire com'è che si fa ad ottenerli i venditori, però. Wow. Che pretesto becero per darmi dei punti. Uccidi una creatura. Ok, grazie. Oh cazzo. Ah, è un ufficiale. Ma stai buono. E per fortuna siamo arrivati al bunker di Giovanni, che deve essere aperto. Per fortuna abbiamo la password. Accedi prima che mi arriva qualche nemico alle spalle, per favore. Grazie. Ed entra. Oh, Abby, ciao. Non ti sento, sei bassa. Le ho trovate le serpentine. Contrastare l'umidità della palude. Ehi là, buongiorno. La buona notizia è che ne ho due nel mio bunker. La cattiva è che te ne servono altri tre. Anche Rally dovrebbe averne alcuni, perciò controlla per bene quando sarai lì. Speriamo che Rally ne abbia tre. Puoi trovare nel bunker di Ella Ames e alla torre di trasmissione lì vicina. Oh no. Quando ne hai recuperati abbastanza, torna qui. Ti darò ulteriori informazioni. O almeno lo spero. Abby. Scenario 1. Postilla. Rally dispone di alcuni progetti che possono aiutarti a produrre equipaggiamento difensivo per questa missione. Ah beh, buono, no? Ti aiuterà a comportarti con l'ambiente. Le nuove meraviglie della natura non ti vedranno. Ti sarà utile. Può essere. Grazie, Abby. Ci sono i motori delle ventole, perfetto. Adesivo di accesso, questo lo prendo. Trovo una serpentina nel bunker di Riley. Trovo una serpentina nel bunker di Ella. Trovo una serpentina riscaldante alla torre di trasmissione. Siete dei pezzi di merda. Cioè, ognuno c'aveva una bobina e lei ne aveva due? Cos'è, lei era speciale? Non potevate averle tutte in un unico posto? No, no, no. Però almeno qui abbiamo trovato il progetto della modifica di legno a volta.
Complimenti. Uccidi gli artropodi. Oh, grazie. Almeno mi date un po' di punti extra. Vieni qua, maledetto luminescente. Serpentina e una è andata. E vai. Adesso dobbiamo trovare le altre due. Il bunker di Ella e la torre di trasmissione, eh? Allora, uno è qua e l'altro è qua. Vediamo se la torre di trasmissione c'è quello che ci serve. Oltre ai supermutanti soliti. Eccolo lì, infatti. Ma pensa un po'. Minchia, che colpo. Aspetta che arriva il cane ora. Da qualche parte, perlomeno. Eccolo lì. Morto? Bastardo. Ma crepa! Merda, uno col minigun. Dov'è quello? Ce n'è uno leggendario. Ah, è lui. No, non è lui. Questo è quello col minigun. Quello leggendario chi è? Sì, ma non è possibile che ogni volta finisco queste situazioni del cazzo io, eh. Tutta colpa di Ella. E tutta colpa di Abby. Guarda se devo usare questo becero modo per ucciderti. Dio mio. Non è possibile. Adesso mi incazzo e andiamo di arma pesante. Merda, merda. Ah, ti odio. Dai, almeno non sono respawnato tanto lontano. E ho solo 73 munizioni per poterci riprovare. Adesso vedi che sono despawnati tutti. E uno è andato. Io ora ho finito le munizioni. Complimenti a me. Muori adesso, umano. Vai, vai. Tu continua a cercare di colpirmi. Io ti lancio le granate intanto. Uccidere. Santo cielo, sto stronzo gigante. Guarda, io prenderei la mia serpentina e me ne andrei. Anche perché mi sa che c'è ancora uno stronzo leggendario qua sopra. E la Madonna, che tempo di merda. Ciao distruttuno. Ben ritrovato di nuovo in questo episodio che sto registrando. Ti rivedrai più tardi, probabilmente. Ah, grazie. La cola vaccinata. Oh, gentile. Ah, l'ho sempre detto io che fare un bunker in mezzo a una palude è una bella idea, eh. In mezzo alle zanzare, alle ranocchie radioattive. Sempre stata un'ottima idea. Vario indaga presso il bunker di Ella. Che cosa c'è da indagare? Sfida completata, e vai. Allora Ella, che cosa ci nascondevi? È caduto qualcosa? Che ci sia qualche nemico? No, però c'è un topo morto. Ok. Ella stava studiando probabilmente gli effetti degli ardenti. Ed ecco invece la serpentina, finalmente. Oh, santo cielo. Motore potenziato. Ok, posso già farlo qua? No, perché non c'è il tavolo. Creiamo i nostri motori. Perfetto. E ora seleziona motori potenziati sul terminale di ricevimento ardenti. Ok. Eccomi qua, finalmente. Dopo essere andato in giro per tutto il mondo. Tieni.
Se stai ascoltando questo messaggio, significa che hai per le mani 5 motori con elevatori potenziati e un protocollo funzionante. E ora finalmente. Per prima cosa dovrai riparare i rilevatori di ardenti della palude boscosa. Poi, quel collegamento andrà allacciato a Renten sul Top of the World. A quel punto, potresti aver incontrato un'adorabile Miss Nanny. Già, l'ho già incontrata. L'ho già incontrata. Per lei, devi darglielo insieme al collegamento. Ok. Serve spiegarle quali vantaggi potrà avere, in modo da convincerla. Roba utile. Quella Miss Nanny è fondamentale per l'attivazione di quel collegamento. Per fortuna che siamo già amici. Devi tornare qui. Proprio così. Non abbiamo ancora finito. Abby, ti odio. Ti odio, Abby. Ti odio.